Il cibo per me è viaggio, nel senso come la lettura, qualsiasi forma d'arte, il viaggio stesso, il viaggiare, qualsiasi cosa che ti permetta di espandere i tuoi orizzonti alla Ulisse è viaggio. E la cucina è viaggio. Però si magna, e quindi è il viaggio più bello. Dovevamo vederci alle 10, ma sono le 10 e mezza perché? Mi sono addormentato in ufficio. Cioè, sono sveglio dalle 8, di sabato. Oh, questa pasticceria ci tengo tantissimo e ci tiene tutta la famiglia mia. È una pasticceria di famiglia a cui tiene la mia famiglia da anni, 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 anni. Impostazione sarda, tanto che se vieni ti fanno le seadas filanti. E c'hanno un sacco di dolci tipici sardi, ma in particolare c'erano delle cose che prendo da secoli, quindi mo le prendiamo insieme, così le provi. Johnny T è famoso per il cappello del prete, la saker, il ciabattone alla crema, lo strudel, un sacco di cose in particolare. Io ti ho preso le mie preferite e anche quelle che magari ho scoperto più recentemente e che adoro. Questo è uno scrigno che stai aprendo. Delicatezza. Allora, ci abbiamo prima di tutto l'amaretto sardo. Ti serve la parte con la mandorla. Questo con un bicchiere della mano del capo, la morte sua. Ma fammi capire una cosa, tu sei cresciuto in questo quartiere? La mia famiglia è di Montesacro, ma a livello di tradizione di famiglia, cioè abbiamo cognome noi, si allontana e poi torna. Quindi di base pure io mi sono fatto quasi tutti i quartieri di Roma alla fine, cioè mi sono fatto il giro, poi mi sono fatto Napoli, Bari, Narni vicino Perugia e poi sono tornato a vivere qua a 24 anni. Da 24 anni in poi sto qua. E però a la Narni famiglia. Che facevi, scusa? Scienze dell'investigazione e della sicurezza. Sociologia praticamente. Ma volevi essere Batman? No, volevo fare sociologo. Quindi diciamo che le radici sono ben affondate dentro Montesacro. Montesacro perché tutta la vita. Da piccolo scrissi pure un racconto del quartiere rinandomi a documentari. E roba di 140 anni fa, le prime persone che cominciarono a insediarsi qua. I primi addirittura furono la famiglia priva della famiglia dei Mugnai che ebbe il mulino e che oggi è lo studio nostro. Quindi proprio lì allo storico siamo affezionatissimi. Poi ti ho preso roba particolare proprio perché comunque stiamo a raccontare più livello storico e d'affezione. Quindi io sono cresciuto con questo qua, lo strudel, che in realtà da qualche tempo ha il pistacchio sopra, perché è una cosa del food porn, ma in realtà non ci ha avuto mai il pistacchio sopra. Da ragazzini venivamo qua perché costava veramente pochissimo, a tutt'oggi inflazione, cose, robe, era ancora a 2 euro, e per una pasticceria a Roma un pezzone di strudel a 2 euro cor quasi che te lo danno. Da ragazzini veniamo qua a prendere lo strudel e a camminare sul ponte insieme mangiando questo, cioè. Qui c'è sta un'altra cosa ancora, che a un certo punto ci eravamo trasferiti a Torlupara. Ma con la tua famiglia da piccolino? Sì, però c'eravamo tutti i collegamenti qua, quindi guardi che prendevi il Cotral al tempo. Veniamo qua apposta per camminare, sta un po' con i parenti. E io mi ricordo che mangiavamo qua i polli arrosto del papero giallo che poi è fallito. E poi ci pigliavamo un pezzone di strudel da Giovannetti. Lo sai che forse mi offenderai un po' i dolci? Perché? Perché Giovannetti è buono, però io mi accorgo che in realtà non è che magari. Dimmi te, per esempio, ti ho preso un'altra cosa che tutti mi dicono che è secca e odiosa, io la adoro troppo. Ma forse questo è pure il feeling. Vai. Ok. Quindi tu è più mangi un'emozione, magna dell'emozione. Sì, no? Sì, io ero tipo, capito, il salotto dei nonni. Ma senti la mela. Lui odia le mele. Come i pomodori, sono pomodori gialli le mele. No, in realtà è buono. Vabbè, diciamo che poi i posti che c'hai, che conoscendo sei piccolo, li ami più per i ricordi che te danno, no? È proprio quello che ti dicevo, che sicuramente c'è sta una botta di emozioni. Per quello poi mi la prendo quando un amico mio mi dice: ah, ci ho detto è buono, però non è che è proprio. Io faccio zitto. Qual è quello odioso questo qua? Io questo ci sto proprio in fissa. E in realtà l'ho scoperto tipo un 6 mesi fa per un video di YouTube. È il biscotto vegano. Ora io lo so che ora ne dai in San Pietrino di durezza. Ecco. Oh, lo adoro! Senti, vabbè, questo l'hai scoperto 6 mesi fa, quindi già grandicello. Ma invece il tuo dolcetto preferito da bimbo? La prima volta che mi sono ubriacato in vita mia ero a Brindisi. Coincidenze? Oddio, non lo ci ho pensato mai! Ma che sorta è? Era a Brindisi, geniale! Asti, potevo essere, invece ero a Brindisi. Quindi pure sta abbassando del grappa a quel punto.
Comunque siete voi a fare youtuber, eh? Cioè i tempi comici. Enzo Greggio, Enzo Iacchetti di YouTube. Siamo a Brindisi, coi genitori mia, escono di casa e mi dicono l'acqua è in frigo, vanno via. Vedo queste bottiglie di lete, di acqua lete. E io che era strana, tipo gialla, però non capivo. Dico vabbè, prendo l'acqua e mi metto a giocare, cioè sente steso per terra con le gambe che fanno così. Ogni tanto mi bevo l'acqua, strana st'acqua, però c'avevo sete, c'avevo 6 anni. Continuo. Bevo 2 bottiglie d'acqua lete, che era vino bianco. I miei tornano a casa, io sto ballando nudo in salotto. E quello fu la prima ubriacatura a casa mia a Brindisi. Tornando a Roma, 2 mesi dopo, sto da Giovannetti e sento questi qua, che però al tempo erano diversi. Erano dei bottoncini, mandorle, con dentro la marena, molto più alcol di quello che troveremo mo. Da un vassoio ho preso questo, sentì lo stesso sapore. E io in realtà ci avevo avuto una brutta esperienza, ma me la ricordavo come bella, perché in realtà io quel pomeriggio me l'ho divertito tantissimo. Stavo bene. E quindi quel giorno, senza dire niente a nessuno, ogni volta andavamo là da Giovannetti, io dicevo quelli con la mandorla, quelli là, e stavo ciucco. E oggi si sono evoluti, sono questi qua. Però mo ci hanno messo l'acqua lete dentro. Sì, è frizzantino infatti. Però da quando sono ragazzino voglio prendere sempre quelli. Prima perché mi ricordavano appunto questa sensazione, l'associavo alla felicità, la gioia, l'allegria. Adesso perché proprio li trovo... Senti. È buono, questo non gli vuole di niente. Sta proprio buono. Proprio buono. Mm. Ci dicevi inizialmente che Giovannetti ha proprio la pasticceria di famiglia. Il mio nonno c'era la passione per i vassoi, a volte addirittura. Voglio. Appunto stavo. Solo biscotti vegani, infatti omenavano tutti a mio nonno perché riempiano le porte. Il primo vegano di Roma. Una zampugna, me la faccio così. No. A mio nonno appunto c'era questa passione per il vassoio dei pasticcini la domenica e si alzava presto la mattina per venire qua da Torlupara a Piallo e ce lo portava a Torlupara. Lui stava in fissa questa cosa. E qual era il preferito? Il nonno c'aveva il diplomatico, che l'abbiamo visto pure prima, che stava in fississimo, e poi la Sager, perché il nonno stava a rota con la Sager. Oh, ma io non ti ho fatto ora l'ultimo, che invece questo qua bello. Era più per buttartela in caciara, raga, perché noi siamo molto malinconici in famiglia, sempre il passato, le cose, però ci abbiamo molto una grande spinta al futuro, no? Questo mood è pure nel quartiere Montesagro, è un po' così, è tra molti quartieri differenti, è un po' al centro di tante cose diverse, una centrifuga d'energia, e quindi becchi lo strudel dei 500 miliardi di anni fa, ma pure i biscotti proteici dei Giovannetti. Ho preso quello col Kellogg's e quello con i Choco, come si chiamano? I cosi? I Choco Pops. Coco Pops. No, i Choco Pops sono i pallotti. No, i Coco Pops. I Risi i Crispy. I Rice Crispy. Magnalo che è buono comunque, da un sacco di energia. Poi c'è pure la versione con i Kellogg's e le gocce di cioccolato. Io sto bevendo ancora di più perché vive anche mia madre così. Ma davvero c'è il biscotto in famiglia? Ah. Questa cosa è un po' greve perché voi sapete cucinare bene. Lui cucina bene, da era di Cristo. Me la capo, sì. Cioè, io mi accorgo che se mettessi in cucina non saprei fare i dolci che faceva mia nonna. Ma no, manco io, però mia nonna cucinava male. Meno male che non ti... Comunque tu c'hai proprio un legame fortissimo con Montesagro, davvero fortissimo. Cioè tu ci verresti a vivere da un'altra parte adesso? Ma assolutamente sì, proprio perché è la cosa, il paradosso incredibile di sto quartiere, della famiglia mia, che poi la vedo un sacco rappresentata nel quartiere, è che è un continuo spingersi avanti e tornare indietro, è un prodigarsi per un futuro, ma contemporaneamente sta attaccati come cozze al passato, avanti e indietro. E questo quartiere rappresenta proprio questo a livello. Cioè, proprio nel senso che tu puoi pure partire e andartene, che ne so, in Australia, però sai che tanto qua prima o poi torni. Questa è un po' la cosa. Cioè, noi abbiamo parenti che stanno mo in Giappone, stanno a Toronto, stanno dovunque. Però sai che in realtà alla fine tra 3 anni tornano qua, stanno 4 anni, poi magari ritornano, vanno via. Però il concetto è avere un po' una base di famiglia, che ci sembra un romanzo, anzi sai che sembra un film di Wes Anderson. Cioè abbiamo una famiglia molto strana di quel tipo. Oh, è storica di Fontanella, prima del ponte d'Appa Fissa. Questo è il ponte vecchio di Montesagro. Il premio per le personalità del quartiere più iconiche di ogni anno è a forma di ponte vecchio e lo fa Mizio l'artista. Quindi ha fatto lo studio, poi dall'opera principale calco, e tu ogni anno, se sei una delle personalità più importanti di Montesagro, c'hai un ponte vecchio a casa. Il ponte vecchio è bellissimo, se ti impegni le notti d'estate riesci anche a vedere le pantegane, ma se invece di andare sul ponte vecchio entri qua dentro, mo te faccio vedere un segreto, guarda, mi costa, perché quando vado è sempre vuoto, mo che te lo dico magari trovo qualcuno, però segnatelo. Te passi sto cancello e te fai 2 minuti a piedi e vai qua. Qua ci stanno le rampe, io le faccio solo perché voglio morire. Ciao! Poi ti racconto una cosa bella, questo è il livello dei film dei Miyazaki, eh. Lì è dove vanno a bere le volpi. Questo scorcio è... Pare bello! Pare bello! Pare bello, lo so, è una truffa nostra.
No, che non sembra che stai in mezzo a Roma qua. Cioè questi sono 100 metri e c'è la Nomentana coi clacson. Ma il piccolo Pratt come viveva a Montesacro? Oh no. Pioggia de polline, è lo sperma degli alberi. Calcola, venivamo qui quando eravamo ragazzini, perché qua c'è tutta la riserva dell'Agnene, il parco dell'Agnene, quindi passeggiavi proprio. E quindi quando volevamo stare un attimo più rilassati con la famiglia, camminavamo qua, ci rilassavamo, vedevamo gli animali. Era molto bello perché le cose in un sacco particolare. Proprio l'iello anche impatto con la natura, era figo. Aspettiamo la volpe, perché poi questa è una cosa molto giapponese comunque, tipo il fiume, Tokyo. Montesacro in realtà è Montesacuro. Che bello Montesacuro, volevo troppo dirlo. Io vorrei davvero farti vedere la volpe, ma io non credo che arrivi. Oh, però guarda, che troviamo i cadaveri dei nostri nemici. Che gallo. Speri che è giapponese, questo davvero è Sun Tzu, eh. Qua. Non era cinese Sun Tzu. L'arte della guerra, oddio cazzo sì. Senti, ma invece, il piccolo Pratt com'era? Oddio, Carcola, non so rispondere. Ma che senso c'è la personalità? Sì, com'eri da bimbo? Oh, in realtà era molto introspettivo, avevo tanto introspettivo. E quindi non c'era un po' di difficoltà a socializzare, poi non era un bell'ambiente, pure in famiglia erano successi un sacco di casini. Anche per ambiente di famiglia e tutto, ma non era proprio semplice, c'erano un sacco di casini a livello prima di quartiere, poi di famiglia. Qui non ero cresciuto proprio bene. Poi ho sempre avuto casini, tipo a 18 anni sono andato via di casa. L'infanzia e la prima adolescenza non sono stati proprio momenti belli. Easy. Poi questo lo superiamo. Grindato sto. No, sa di che sto piccolo angoletto è un po' una metafora tua, che vai a cercare i posti nascosti, capito come? Guarda come si trattano di posti di merda. No, no. Secondo me ce l'hai sta cosa, andare a cercare il bello in mezzo a merda. Sei riuscito a offendere una cosa a cui tengo tantissimo. Questa è la piazza del mercato di Montesacro. Qua ci si viene soprattutto per comprare i vestiti usati e le magliette da Roma. Ma pure da Lazio, è brutto. Mo che siamo in finale più da Roma. È un po' il centro di tutto il quartiere. Là ci sta Malto Matto, che è dove andiamo sempre con Franchino a fare gli aperitivi. Guarda. Là, quello. Particolare, lo so. Mo stiamo alla scalinata della chiesa di Sant'Angelo di Custodia a Montesacro. Qua ci vengono la sera a bere i pischelli, venerdì, sabato. Si mettono sui granati con la birra e stanno qua. Ma invece una cosa che esce, mentre parli della tua infanzia, c'è un sacco di riferimenti al tuo nonno comunque. Mio nonno materno mi ha cresciuto sotto molti aspetti. E in particolare, allora, in famiglia ognuno di noi ha una passione specifica. Allora, tutti quanti amiamo tutto, dalla lettura al cibo. Poi ognuno di noi ha il suo ruolo in cui a te allora fai quello. Nonno era quello che aveva il cibo. Nonno era quello che organizzava le grigliate, nonno era quello che lavorava per l'IBM, questa agenzia che aveva una partnership con molti ristoranti in Italia, Michelin e tutto. Ogni volta andavo al ristorante ti davano, se eri dell'IBM, ti davano un biglietto, un piatto tutto pitturato con la specialità tipica di quel paese. Qui noi a casa avevamo un muro pieno di piatti con coda vaccinara, codetta milanese, la cassata. Ogni piatto aveva il disegno del piatto in collaborazione con l'IBM e la scritta. Quando è morto nonno durante il trasloco questi piatti si sono rotti, è stato pure in terremoto, ma lui era orgogliosissimo di aver mangiato in tutte le regioni italiane tutte le specialità e aver fatto per ogni regione un tour gastronomico preciso. Era ossessionato dal cibo. Poi appunto tutti in famiglia amiamo il cibo insieme, però come c'ho zio che pensa solo ai videogiochi perché è quello dei videogiochi, nonno spegneva il cibo. E ti ha passato il testimone tendenzialmente, no? Dalla tendenza, cioè, io quello che magna in famiglia. Quando è? 7 novembre 2020. Questa è la mia prima foto da food blogger su Instagram. Quando abbiamo aperto la pagina Instagram ho fatto delle foto a cazzo in quei giorni e mi erano divertito un sacco. E poi quella fu il primo posto che dissi: oh, sai che poi fa la foto in un posto che mi piace, che ci tengo un sacco, vado al papà. Sono là con la ragazza con cui stavo al tempo, che era una grande, Irene, proprio una grande. Abbiamo detto andiamo là e mi ha fatto la foto e sono stato troppo felice. E quella è stata la prima foto da papà. Per il resto il locale in realtà l'ho conosciuto grazie a un'amica
un'amica mia, anni fa, si chiamava Deborah, che mi ha detto io adoro sto locale. Ho detto dove? All'isola Liberina. Ho detto no, lo conosco, no. Stiamo a un minuto a piedi all'isola Liberina, mi porta qua, ci sediamo, mi fa provare tutti il trittico dei primi. Deborah è una che si sfonda. Da quel giorno mi sono innamorato e ogni volta vengo qua. Solo che non ci faccio mai video, non ci porto gente di YouTube, perché poi alla fine la gente non viene a Roma, non vuole provare Papare, vuole provare Roscioli, Enzo al 29, vuole, ci sta anche Marilozzo Rosso qua, ci stanno tutti i posti, e quindi non viene da Papare, che invece è una bomba, solo che magari non è quella bomba assurda, è una bella bomba. Papare è il tuo ristorante romano preferito in assoluto o uno dei? Io a Roma c'ho tre posti che però non direi mai in un video YouTube, nel senso so che pure qua in questa cosa è soggettivo, che so, Flavio, avevo detto la villetta, che però col tempo forse è un po' cambiato, sì, hanno cambiato un po' di cose, quindi mannaggia, però c'è ancora il piatto gigante, la cofana, la villetta e poi Papare. Cioè questi sono i tre posti in cui quando voglio stare nella mia comfort zone vado. Che poi tu comunque con la cucina romana sei tipo iper legato, quasi in modo ossessivo. Cioè io e te abbiamo quasi litigato, quasi venuti alle mani per un supplì, ricordiamolo. Poi raga, noi abbiamo litigato per un supplì in cui in realtà dissentiamo ancora tutt'oggi. Dissentiamo tuttora, sì. Perché per me il concetto è che, però per raccontarlo è lungo. No, raccontiamo un'altra volta. Raccontiamo un'altra volta, però i concetti di cucina diversi. Sì, l'oggettività, sì, e la soggettività in cucina, è quello il core. Però comunque tu sei tipo iper legato quasi a livello ossessivo con la cucina romana, no? Lo sai che questo torna un sacco su quel concetto della idea del supplì? Proprio perché io, per esempio, questo posto soggettivamente lo metterei tra i migliori di Roma, oggettivamente non lo metterei. Invece il discorso tuo sarebbe: se io questo soggettivamente lo valuto abbastanza alto, allora posso dirlo tranquillamente. Certo. E invece la differenza è proprio quella di come la vediamo. Sì, vediamo. È un punto di vista differente in cui interpretiamo le sulla cose. Sulla cucina e tutto. Però comunque, cioè, te emoziona proprio. Cioè, sa per te, poi cioè, sto proprio bene. È quella la cosa, no? Che bene, in bene. Generale, proprio la cucina romana, cioè, è un pezzo di cuore per te. Mamma mia, e che cucina romana poi non vuol dire solo carbonara, cucina romana, anzi vuol dire molto di più, per esempio cacio e pepe, a partire da quello. Ma in generale in realtà stiamo parlando di una cucina che scotta dito, ma chi so, che non dico le parolacce nei vostri video, però ci sono un sacco di ricette romane che in realtà sono nascostissime, nessuno, anche la leggenda del quinto quarto, tutta roba che ci stiamo andando a perdere nel tempo, no? E che invece ha una storia, un'importanza per me incredibile. Cioè andare al mercato per me la domenica mattina, il sabato mattina, è ancora molto importante. Quando ti svegli? Quando mi sveglio. Cosa hai detto prima, un po' incuriosito? Del fatto che da adolescente eri un po' uno scavezzacollo, cioè che... Allero dei casini, dici? Sì. Allero dentro, perché in realtà c'avevo tutte e due. Eri un po' casinaro fuori, ma anche dentro mi pare che era abbastanza turbolento, no? C'avevo due diari per quante non le prendevo. Però contemporaneamente in realtà ero molto introspettivo. Mi sono molti cazzi mia, pure per la situazione in famiglia e tutto. Però sono successe cose proprio... toste. Sì, difficili, cose anche molto complicate. Poi magari la raccontavo, perché comunque Torlupara non è stato un quartiere facile. Poi quando c'è stato il periodo di Fiano Romano non è stato un quartiere facile manco quello, perché non era un quartiere, era campagna. Quindi non è stato facile per altri motivi. Mi ricordo non c'erano la luce nei palazzi, c'erano cose gravi. E mi ricordo a Fiano addirittura stavamo messi così male che la sera per divertirci giocavamo a carte. Le carte da gioco di Harry Potter, cioè, però erano le carte tipo briscola. E poi c'è stava il liceo, che a un certo punto sono andato a Laurentina a fallo. E là pure è stato divertente, però pure là un periodo un po' complicato. Mi ricordo che al tempo era, cioè, avevo già la passione della cucina e tutto, le mangiava, però non pensavo mai di poterlo fare magari come lavoro, cioè come passione proprio, che diventa tutta la vita. Mangiavo e basta, come un porco. È arrivata roba. Allora, qua ci abbiamo bombotti con la pagliata, là ci abbiamo la cacio e pepe, che ti assicuro se prendi le varianti col carciofo qua spaccano, e là la carbonara. Come se non ci fosse un domani. Qua è la stagione dove fai così violento. Assaggio. Mazzo, è bello saporito, c'è sta un botto. Davvero, con la pagliata ci sanno davvero fa. Sto posso dire che sto d'accordo con te stavolta? Infatti la pagliata è il piatto più buono dei tre che abbiamo. Vero. Ce ne devo appiallo proprio perché, che poi anche questa è una ricetta un po' romana, che torna con tutto il discorso del video. Non è che la gente su Instagram spamma rigatoni mezze maniche con la pagliata. La carbonara, cacio e pepe, la matriciana, la gricia, tiè, dai. Questa è un po' Roma nascosta. Tu dici che su Instagram, su TikTok non si parla, no, di questa cosa. Tu che sei adesso tra i capi del food su TikTok, perché non ne parli
sta pagliata. Ah, sicuramente per fare veramente una cassa di risonanza devi avere più numeri. Cioè non devi essere davvero il capo di TikTok, non devi essere simpatico come il battuto Chiro. Se già avessi davvero tipo i milioni potresti fare una cosa fatta bene. Cioè vorrei farlo davvero, anzi mo lo facciamo insieme. Alla fine non era una battuta, perché io tutti quelli che vedo che fanno food adesso mi sembrano copie tue. Secondo me magari non ci avrai numeri altissimi, ma una cassa di risonanza ce l'hai. Sicuramente possiamo fare una cosa bella, però cioè se ci avessi pensato, minimo arriverei al mezzo milione su TikTok. Cioè Enrico Porzio c'ha 780.000 persone, sì. Quella è una cassa, cioè, dici porca. Enrico Porzio è riuscito a fare un video alla pizzeria di Briatore, dove a me mi hanno rimbalzato 3 volte. Ed è un mese, alla fine mi hanno dato il numero dell'avvocato da sentire l'ufficio stampa. Enrico Porzio andrò là e riuscirò a fare video. Cioè sono altri numeri, altre cose. Però ce la famo, cioè ce la potremo fare, oh. C'è Francesco che è arrabbiatissimo. Comunque abbiamo parlato del Pratt bambino, del Pratt adolescente, ma invece il Pratt che sta a faccia l'età adulta. Muove? O io tra un po' ho 30 anni. Appunto, infatti di quando ce n'avevi 20, 10 anni fa. Cioè, come comincia, come ti sei buttato sul mondo del lavoro? Cioè, alla fine qual è stato il percorso che ti ha portato poi a fare quello che fai attualmente? Allora, sono scappato di casa a 18 anni. A quel punto ho cominciato a fare lavori dovunque. Cameriere, Foot Locker, GameStop. E quelli sono stati anni un po' così. Poi ho fatto l'università, ne ho cambiate 3. Alla fine mi sono laureato in comunicazione digitale, specializzazione videogiochi all'Accademia di Roma, ho fatto giornalista. Io e amici miei ci hanno sfruttato per tipo 5 anni, ma gente veniva a pagare tipo 25 euro al mese. Cioè nel senso, di solito cioè, in quell'ambiente te pagano, se te pagano 10 centesimi articolo, quindi passi la giornata a scrivere news come uno stronzo. Poi una certa ho cominciato a lavorare come project manager per un'agenzia dei pubblicitari che è famiglia, si chiama Arcadia, è proprio casa mia. Praticamente è un'agenzia di comunicazione che fa anche da management dei talent. Ho cominciato a lavorare là per organizzazione delle pubblicità e tutto, e conoscendo questi ragazzi che facevano streamer, youtuber. Io già streamavo su Twitch videogiochi indie polacchi, perché a me piacciono queste cose nascoste, quindi non c'avevo mai spettatori. E là avevo cominciato a smettere, ho detto vabbè non fa niente, mi prendeva troppo tempo perché volevo stare tutto il tempo dedicato là. A quel punto niente più indie polacchi, cominciamo a parlare con amici, streamer, persone che me l'hanno un sacco di coraggio e spinta, tipo Curo Lili, la conoscete Curo Lili? E vedo proprio queste persone che ci credono, che sono brave. Allora parlando pure con loro dico sai che c'è, dai iniziamo. Prima ho iniziato con delle altre persone, Armulino, che facciamo roba tutti insieme. Poi col tempo ci siamo tutti un po' separati, casini, cose varie. Alla fine siamo rimasti con Francesco, che ci eravamo conosciuti proprio là, Giulia, la grafica del progetto, e Matteo, il montatore del vecchio progetto, quindi proprio eredi del vecchio progetto. Abbiamo iniziato a lavorare insieme e ora stiamo qua. Viva la vita! Fa schifo. Questo è lo studio nostro, che è il granaio del mulino antico. Di là c'era il deposito di raffinazione. Dove andrà la cucina? Ti faccio vedere una cosa, guarda. Questo è il muro che va buttato giù. E qua ci sarà l'isola della cucina. E là la regia del posto. Poi ci abbiamo, all'era di spese siamo messi male perché ci stanno a spendere troppo. L'abbiamo dovuto dividere in 2 anni. L'anno scorso la prima parte. Il secondo anno, il suo posto era in coworking. Si sono allontanate le persone davanti, che avevano anche strane amicizie di destra. E siamo riusciti quindi a affittare quel posto, mettendo da parte tutti i soldi quest'anno. E la maggior parte dei soldi però sono già andati in questa parte, che è la parte quella un po' il nucleo del mulino. Principalmente le spese si sono racchiuse qua. Sono andate qua perché potevamo fare questo. E quindi abbiamo deciso di investirci. Cioè sulle luci, sul cambio luci avete investito e basta. Non è un cambio luci, questo cambia proprio il mood della stanza. E poi, ti faccio un po' di roba, tipo, guarda. Il bancone l'abbiamo fatto noi. Poi abbiamo fatto tutto l'arredamento. Questa stanza era abbandonata, era distrutta. Non c'era manco il pavimento che abbiamo messo noi a mano. Questi li abbiamo fatti noi. È legno dipinto. Questo è poliuretano espanso. Pure questi li abbiamo fatto noi, sto tubo. Materiali di riciclaggio. Comunque, di base, Pratt non è soltanto Lorenzo. È un team di cui tu poi sei la faccia, tendenzialmente. Poi, a me pare capire sì, questo, fondamentalmente. Cioè, in realtà, il mulino, per come lo intendiamo, è uno studio di comunicazione in sé. E quello siamo in 4. Pratt è il progetto che abbiamo creato insieme. E io so quello che fa i video e cose sì. Ma in realtà ci abbiamo Francesco che si uccide a far videomaker, Giulia che pensa a copertine, grafiche, è la ragazza che organizza. E poi Matteo che è il montatore. Questo è il punto d'arrivo o è tipo il punto di partenza per te? Tutte e due. Punto d'arrivo perché abbiamo dovuto fare altri lavori, lavorare per anni per costruire sta cosa. E punto di partenza perché in realtà tutto quello che stiamo facendo è per cominciare a fare quello che vogliamo davvero. Noi vogliamo diventare un'agenzia di comunicazione. E quindi diventare quello che alla fine in Italia sono i The Jagal, che magari fanno anche i video The Jagal, ma in realtà i The Jagal saranno una 25ina più o meno, dovrebbero essere. C'hanno 50 progetti, in alcuni progetti manco si vede che ci sono i The Jagal dietro, però magari c'è l'agenzia che ti dice guarda mi fai questa pubblicità, mi fai questa cosa, e quindi ci si lavora. E la nostra dovrebbe essere quello, portando avanti per quello, perché il cibo è la passione mia, io comunque voglio fare sta cosa. Anzi, il lavoro mio sarebbe magari il nostro ufficio di comunicazione per quello.
Come mai hai scelto Albascià? Cosa stai dicendo? A parte Alba, perché mi piace tanto tanto Albano, proprio in generale, come cantante, musicista. Ma io a sto Kebabaro ci tengo tantissimo. Io avevo andato soprattutto a Torlupara, dove alziamo per le 4:30 e non c'era ancora la metro. Stavo a Largo Pugliese, pigliavo l'autobus e venivo qua. E già all'epoca, quando dovevo passare qui e poi quando misero la metro, se c'avevo fame, che tornassi tardi la sera a casa a Torlupara o che venissi presto la mattina, mi fermavo qua a prendere il kebab. E mo oggi ci prendiamo il kebab che qui viene fatto attenzione alla brace e non sullo stecco. Quindi per la cena hai scelto il kebab e hai pure scelto la persona che ti racconterà un pochettino, l'amico che ti racconterà un po'. C'ha un buon odore. Ah, davvero? Pensa che davvero Albascià appunto negli anni è un po'. Ah, si sono aumentati anche i prezzi. Che palla, adesso comincia quella sua tiritera, quella da food blogger. Scusa, non volevo interromperti, vai. Mi sembra sempre uscire con uno scappato dalle bibbie. No, noioso. Sei tu che sei uno scappato di casa. Anche ma meglio scappato di casa, che guarda che faccio, ogni cibo che c'è sempre triste, stai. Mammagna, no, guarda, non che è bello. Che sono triste io, a me mi rode il culo, ma il problema quello è un altro. Nervoso, sembra sempre che da mangiare cibo Peccani, sta sempre arrabbiato. Guarda che bello. Ma tu sei sempre felice. E beh, vedete tra le due cose. Scusa, ma tu sei preferisci? Troppo felice e ti stai anche fottendo tutte le papille gustative, perché a forza sono di mangiare troppo la roba chimica americana, ecco poi come ti sei ridotto. Aspetta, sei un food blogger. Come a noi. Sì, perché la roba chimica ti fotte le papille gustative. Ti devi iniziare a mangiare la coda alla vaccinara, non ti puoi andare a mangiare le carbonara al centro di Roma. Ma che cosa hai dici? Hai rotto il cazzo a mangiare cacio e pepe al centro di Roma, sui ristoranti truffa. Scusa. La cacio e pepe no, no a Trastevere, no, no, mo tu te mangi la cacio e pepe qua a Trastevere. A Guidonia mangiare cacio e pepe. A Guidonia. Guidonia magari te la fanno buona, a Trastevere te la possono fa buona. No, non sono bugiato. Due, non ti sto a sentire che sono troppo allegro, guarda, veramente. Da quanto conosci Pratt? Io lo conosco da un po' perché lo seguivo su TikTok in tempi molto non sospetti. Faceva delle cose molto molto carine su TikTok che poi non so perché ha smesso di farle, probabilmente perché poi il food come in tutto prende il sopravvento. In Italia basta che parli di carcio, di fregna e di cibo, tutto bene, no? Fatto sta che ho detto vabbè, è simpatico, ci voglio fare qualcosa insieme. Io avevo comunque 70.000 iscritti su YouTube. L'ho scritto, non ho mai risposto. Gli ho scritto su Instagram dove c'aveva 7-8.000 iscritti, perché addirittura lo spingevo perché doveva prendere lo swipe up. C'era lo swipe up. Un ricordo. No? Non mi ha risposto. Oh, io sono sociale di base. Alla fine lo sono andato a prendere sotto casa perché avevo capito dove abitavo. Ho detto, oh, ti devo mandare un piccione viaggiatore. Che dobbiamo fare? Mi rispondi oppure no? Essere trattato così, ma cosa fa? Ho scoperto che lui non è che mi ha trattato così con cattiveria. È proprio perché purtroppo è dissociato. Ovvero, io non so se si può usare questo termine, semmai poi levatelo, però lui ha un autismo, ok? Ce l'ha. Latente, chissà su cosa, però ce l'ha. Che significa? Lui è quello che ti buca un appuntamento perché magari sta giocando a FIFA e sta rosicando che perde perché tra l'altro è una pippa. Lui è quello che ti scrive il messaggio con l'orario e ti scrive 6 a numero e 20 a lettere. A tutte queste cose strane qui è quello che ha ritaglie. Però lo vedi che è dissociato. Non quante volte aria. No, lo voglio. C'hai tanti amici? Io ne ho. No. No. Parlate relativamente da poco che comunque lo conosci Pratt. È da un annetto ormai. Annetto, sì. Però io voglio un sacco bene. La prima cosa che io guardo della gente, a 44 anni ormai faccio i raggi X alle persone, sono gli occhi. E lui c'ha gli occhi da cucciolo. Fai gli occhi da cucciolo in camera, lo vedi che c'ha gli occhi da cucciolo. Quindi è una di quelle persone buone. Aspetta, dissociato ma noi buono. Noi due ci conosciamo perché io sto a fare gli occhi da cucciolo. Tu all'inizio mi facevi molto gli occhi da cucciolo. Io ti facevo gli occhi da cucciolo. Mi facevi gli occhi da cucciolo e poi prima che ti parlassi strabuzza gli occhi. Il primo video insieme, non ricordo troppo, mi ha rotto le scatole dall'inizio alla fine. Io stavo a fare le clip, dovevo pensare alle tempistiche, al microfono, a tutto quanto. Mentre registravamo lui faceva: sei un cucciolo, sei troppo dolce, sei un cucciolo. A rifai così, sei un cucciolo. Era tipo il mio quinto, sesto video su YouTube, no? Se del genere. Più vedevo che si innervosiva, e io più ovviamente io facevo. Cioè, perché a lui gli dà fastidio che le persone intorno stiano bene. Perché Babbo è un sacco buono, ragazzi. Sì. Pensa che qualche anno fa era pure più buono. Ti faccio una domanda: se Pratt fosse un cibo, un piatto, quale sarebbe?
Maritozzo salato. Che schifo che sei. Che mamma mia, che brutta persona. Potresti essere la tradizione, la bontà romana, una cosa veramente buona, stratosferica, rovinato dalla tua ansia, perché c'ha l'ansia. Quindi è un maritozzo salato. Secondo lui al mondo esistono 7 piatti. Senti, se mangi tipo un poké, non ti parla più un mese. Ma il poké, il poké, si è inventato insalata ricca. Insalata ricca 20 anni. Non è vero. Ma tu te mangi Domino's che ha fallito, ancora dici che è buona. È l'unica ha fallito. Al mondo ci che sarà un una cazzo di motivo, no? No, guarda, non sono contento, però ci sarà un cazzo di motivo. Significa che Roma resiste. Però devo spezzare la lancia in favore de, de Prattino. Che pure a noi piace Domino's Pizza. Beh, ma infatti voi vi chiamate Junk. Junk. Che paraculata. Ma non è una paraculata, almeno loro sono verticali. Lo dicono, non si nascondono, cioè rispetto, non si nascondono dietro un dito. Tu invece vuoi fare quello che ti porta al maritozzo, però de merda. Il cibo è tutto. Cioè, capito? Il cibo è totalizzante. Devi provare sia le cose da una parte, sia quelle dell'altra. La vita è così, è un completo, no? Un quadro mille colori. Mi sento comunque sei così legata alla tradizione. C'è un video che vorresti che Pratt facesse proprio per renderti contento? Dici, ah, bello, questo mo lo vedo, sto video. A me piacerebbe che si mangiasse tipo la roba vera romana, e quando parlo di roba vera romana non intendo solo la coda vaccinara, pure quelle cose che non si mangerebbe mai. Ma ho fatto il video sulle ragaglie di pollo, ma che altro voglio? I nervetti. Facciamo Capodanno insieme con tutto il fritto, i nervetti, tutte ste robe, e famo un video. Davvero? Sì. Qual è il motivo che ti ha spinto a contattare Pratt, a provare a contattare Pratt all'inizio? La mascella. No, c'aveva, secondo me aveva, perché poi ovviamente viene tutto smussato col tempo per essere più appetibile nei confronti del grande pubblico. Aveva un grandissimo modo espositivo, una cosa che proprio ma mi piaceva tantissimo. Tutto il tempo stavo che sbagliavo, che dicevo sempre che era tutto buono, perché mi emozionavo invece di essere. No, all'inizio quando facevi TikTok che non c'entravano niente col cibo e parlavi di attualità. A me piace un sacco l'attualità e soprattutto l'impegno. Lo faccio su Instagram, però non è la stessa cosa. Io vorrei farlo proprio a livello di lavoro, solo che appunto vengo da un mondo in cui lavorando attualità, ne parlavamo pure prima sul giornalismo, che sia di cinema, che sia di videogiochi, che sia di attualità, non ci ho mai campato. E quindi sarà più, sarà un po' una presa a male quella. Un modo espositivo di raccontarti la cosa, fresco, veloce, divertente, fico, cioè era proprio fico. Ed era fico per tutti, cioè per un boomer, secondo me, ma anche per il 14enne. Che poi infatti ha mantenuto, perché lui con anno del canale YouTube, io l'ho conosciuto, lui c'ha manco 10.000 iscritti, io 70.000. Mo io non ce n'ho 100.000, lui ce n'ha 140.000. Ha superato pure voi che so 6 anni sì, che tribolate su YouTube. Perché ha bruciato comunque le tappe, ha bruciato tutti, oltre magari alle spintarelle che ha ricevuto, agli aiuti, che quelli sono giusti. A me mi ha creato cicalone, figurati. Perché lui c'ha un modo di raccontare le cose che secondo me abbraccia più generazioni. Senti, è stata una bella giornata. Mi avete fatto mangiare come un bue, ci siamo divertiti a Trastevere. Soprattutto abbiamo esplorato un po' il concetto di differenza, per me molto importante, tra oggettività del cibo e soggettività del cibo, che è qualcosa di imprescindibile. Soprattutto ci sta il fatto che l'emozione che scaturisce dal cibo è così importante che non può essere finita. E per quello i food blogger ti potranno aiutare fino a una certa, perché il tuo posto zozzo che farà schifo, quando ci andrai a mangiare a te, sarà il posto più buono per te, perché ti farà stare bene a te, e nessuno potrà dargli un voto da 1 a 10. È un abbraccio. Bella zì, famo bella zì. Famo bella zì. Bella zì.